bentornati in un nuovo video, come state? Oggi è mercoledì 18 e sono le 13:20, è il secondo video che vi registro. Stamattina vi ho registrato il video della spesa di integrazione e della nuova macchina del caffè, quella la rossa che vedete dietro di me. E come vi anticipavo, avrei girato questo video appunto nell'orario in cui i gemelli dormono, perché riesco un attimo a parlare con un po' più di calma. Allora, innanzitutto, come state? Come va? E cosa mi raccontate? Soprattutto mi rivolgo alle ragazze che mi scrivono spesso su Instagram e sotto ai video, come sto, come stiamo, quindi anche io vi chiedo a voi, insomma, come vanno le cose, soprattutto purtroppo con le varie influenze, con i bimbi, insomma. Ecco, quindi ho sempre piacere a chiacchierare con voi. Approfitto per ringraziare tutti i nuovi iscritti e tutti gli iscritti del canale, perché piano piano stiamo crescendo, abbiamo superato i 6.250, se non erro, quindi vi ringrazio veramente e vi invito anche, se avete piacere, a seguirmi su Instagram. Vi lascio qui il riferimento, mi trovate con il nome di A Casa di Adriana, con i trattini messi dove li vedete, insomma, perché ogni tanto mi dite che magari non trovate il nome dell'account. Detto questo, quella di oggi è con felicità una nuova collaborazione con il sito di Shein, che ovviamente ci tengo a ringraziare perché ormai collaboriamo da 2 anni insieme, quindi sono veramente molto felice. È un sito che mi piace molto, che ovviamente conosco da prima di aprire canale, da prima di collaborare con loro. Questa qui, per esempio, che mi vedete veramente, non dico tutti i giorni, ma quasi, è una felpa Shein della scorsa collaborazione ed è veramente comodissima, in abbinato al suo leggings, che però ho messo meno, devo dire la verità, perché è un po' più leggerino, quindi preferisco mettere un altro tipo di leggings, ma sicuramente andando verso la bella stagione lo sfrutterò molto di più anche con altre felpe o magari con la maglietta, insomma. Sicuramente Shein è un sito che mi piace molto. Vi ho pubblicato anche ieri su Instagram una storia dove vi lasciavo il mio codice sconto. Il mio codice sconto è Q6Adrianas. Ve lo lascio comunque qui e nell'info box, e offre il 15% di sconto su tutto senza minimo di spesa. Quindi, se per dire il carrello equivale a 10 euro, voi avete 15% di sconto. Insomma, non bisogna raggiungere un tot di spesa. Quindi, questa è un'altra cosa bella. Allora, mi hanno omaggiata con 8 articoli. E stamattina ne ho già provato uno, non sono resistita e ho voluto provarlo, e parlo di questo qua che è il giaccone. Io comunque vi lascerò anche il nome degli articoli, perché magari qualcuna di voi gli piace il mio stesso articolo, lo vuole trovare, quindi ve lo lascio. Allora, questo qui è il giaccone che ho scelto. Ora me lo metto così vi faccio vedere. Io ho preso una M e quello che mi piaceva, scusate, capello, e quello che mi piaceva era l'interno, bello morbido e bello bianco, peluscioso, quindi tiene veramente caldo. Io l'ho usato oggi che tra l'altro piove e c'è freddo. Ora lo provo. Ha anche il cappotto, scusate, il cappuccio, e mi fa sentire veramente una ragazzina quando lo indosso, perché erano i modelli che usavo quando ero una bimba più giovane. E infatti, quando l'ho visto, me ne sono innamorata. Ecco qua, questo è il giubbino, quindi molto molto comodo da tutti i giorni. Io che sono bassa 1,55 m, mi arriva qui, quindi un po' prima del ginocchio, insomma. È veramente veramente molto comodo. Questa è una M, quindi se siete un po' cicciottine come me, va più che bene, veramente.
Infatti avevo paura di aver scelto una taglia piccola, ma meno male che non ho preso la L, perché mi ero accorta dall'ultima collaborazione che le L vestivano un po' troppo grandi per me. Comunque, aspettate che lo tolgo e che non faccio danni. Scusate, si era impigliato il braccialetto. Comunque, questo qui è il giaccone, un bel verde militare. Dopodiché vi faccio vedere le cosine che ho scelto. Allora, ho scelto questi stivali. Io ho il numero 35, sono belli morbidi e arrivano un po' sopra il ginocchio e hanno anche poi il l'accettino. Sono arrivati con la loro scatolina, quindi vi dicevo numero 35, comunque proverò anche questo. Poi ho scelto, ovviamente chi mi segue sa che io amo i vestiti con il maculato, quindi non potevano mancare. Allora, questa è una M e la maglia si presenta così. I bottoni sono veri, quindi si sbottonano. Comunque poi andremo a provare. Avendo scelto uno stivale, ho voluto osare. Adesso vediamo quanto ho osato. No. Allora, ho preso un vestitino con il collo alto e presumo che sotto dovrò mettere qualcosa perché un pochino si intravede. Quindi questo è il vestitino, sempre sui miei colori, quindi grigio, nero, e c'è uno sbrilluccico di sbrilluccico, come dice Alex, di bianco. Non vedo l'ora di vedere come va. Poi ho scelto, ecco, questa qui mi piaceva perché ovviamente sulle modelle tutto è bellissimo, questo lo sappiamo, ma mi piaceva questa cosa della cerniera che quindi dà un po' di diciamo, evidenzia un po' il décolleté. Questa è una, non lo so, non c'è scritto la taglia, mi sembra comunque una M, mi pare di aver scelto tutto sulla M, anche il vestitino, o forse il vestitino è una S, no, penso M, Poi ho scelto, sempre sul leopardato, questa qui che mi è piaciuta veramente tantissimo. Comunque le cose che ho scelto io all'infuori del giaccone, che quello mi pare fosse sui 40 euro, non vorrei sbagliare, le maglie sono 7,90, 9,90, quindi insomma super prezzi. Mi piaceva perché appunto va un po' a baby doll e ha, vedete qui, ha questo dettaglio sul dolce vita incrociato. Poi ho scelto anche un pigiamino. Questi qui, che mi sa che questi forse ho scelto una S, sì, questi hanno l'etichetta leggings, bello nero a costa che finisce giù bello stretto come piace a me, ma all'interno bello bello caldo a vita alta, perché io comunque per tenere sulla mia pancina preferisco la vita alta. Infine ho il pigiamino, che ho paura che la maglia sia un po' piccola. Allora, questo è il pantalone, quindi molto molto bello, mi piace tanto per i colori e per il fiocchetto, quindi col pantalone sono sicura che andrà bene. Ho scelto una M e vedremo, vabbè, che tanto è un pigiama, questa è la maglia con scritto Good Night. E basta, quindi ho aperto tutti i pacchetti, ragazze. Adesso proviamo subito i vestiti e vediamo come va. Allora, inizierò dal pantalone con questa qua, perché sono troppo curiosa. Vediamo, ci rivediamo tra poco. E rieccomi qua, ragazza. Allora, il pantalone è perfetto, mi veste proprio, mi calza benissimo ed è bello a vita alta, tiene bene la pancia.
e la maglia mi piace veramente tanto. Qui insomma è leggermente trasparente, ma insomma ogni tanto si può anche, no? E questo è l'effetto finale che mi piace veramente tanto. Adesso provo qualcos'altro. Rieccomi qua. Questa proprio la sento mia. È molto simile a un'altra che avevo preso tutta nera con le maniche leopardate, ma questa è ancora, mi piace ancora di più. Quindi anche questa, per quanto mi riguarda, promossa. Spero piaccia anche a voi. Fatemi sapere se vi piace. E adesso provo l'altra. Ed ecco qui quella con praticamente la cerniera, che quindi può mettere in risalto la scollatura. Anche questa mi piace molto. Avevo paura di no, ma per fortuna sì, con i leggings, insomma, io li uso tantissimo. Quindi veramente poi le taglie vanno benissimo, nel senso che non mi segnano, e questa è una cosa importante, nella pancia e nelle braccia. Adesso provo il pigiamino. Ed ecco il pigiama, meno male. Avevo paura fosse stretta, invece è perfetta. Ovviamente deve passare la prova lavatrice asciugatrice, spero non si restringa, perché così è perfetto. Il pantalone mi piace un sacco, quindi anche questo lo promuovo molto. Adesso provo il vestitino con Allora, ragazze, non è trasparente, quindi prova superata. Questo è il vestitino, quindi sicuramente prenderò una cintura. E questi sono gli stivali. Non ho messo le calze, però vi posso assicurare che sono veramente belli, sia gli stivali molto comodi e anche il maglioncione vestito. Quindi devo dire che mi è piaciuto tutto, ma in particolare mi piace questo outfit con questo vestitino e questi stivali. Quindi sono veramente molto molto contenta e mi è piaciuta molto anche la prima maglia. In generale tutto, ma in particolare questo e la maglia, la prima maglia, e anche il pigiamino che mi vedrete molto spesso nei video. Quindi ragazze, questo diciamo piccolo video è finito, spero vi abbia tenuto compagnia, spero che i vestiti che ho scelto vi piacciono. Fatemi sapere se c'è qualcosa tra queste cose che prendereste anche voi, se fate acquisti su Shein. Vi ricordo il mio codice sconto, ma lo lascerò qua tutto il tempo, così non dovete insomma andare a cercare nell'info box, anche se comunque lo lascerò anche lì. Io ringrazio nuovamente Shein, vi mando un bacio, un abbraccio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!